Sì, questa è la nuova trovata di team, mi viene fatto notare sotto i commenti da un utente, Lorenzo, che saluto e ringrazio per avermi fatto notare questa comunicazione, questa notizia della team, dove sembrerebbe che, insomma, torniamo un po' indietro nel tempo, quando una volta si pagavano le ricariche, vi ricordate, no? Una volta si pagava. E, non so, 5 euro più 1 euro di ricarica, oppure 10 euro, 2 euro di ricarica, eccetera, eccetera, eccetera. Insomma, e sembra che invece di andare avanti, qui si è tornati indietro. Naturalmente lo viene girato come un concorso, perché con la legge che hanno messo non possono fare questo meccanismo di far pagare e mettere dei costi nelle ricariche, e quindi viene messo sotto forma di concorso a premi. E come funziona? In poche parole, da oggi, dal 26 maggio, la team fa queste ricariche più, si chiamano ricariche plus, dove si pagherebbe 10 euro per ricaricare il proprio cellulare, e però ci viene un credito di 9 euro. Quell'euro che è in più, che sarebbe un costo per noi, insomma, che ci viene tolto, dovrebbe andare a partecipare a un concorso dove si potrebbero vincere dei premi tipo cellulare Samsung o tablet. Questo io non ho capito se è una cosa obbligatoria, cioè se la si può evitare oppure no. Ho letto online che ci sono delle notizie dove alcune ricevitorie, dei punti di ricarica, non avranno più le ricariche, esempio, da 10 euro, ma avranno solo le ricariche 10 più, e che parte che dovrebbero anche avvisarvi quando, se fate queste ricariche, vi devono avvisare che c'è questo meccanismo di questo concorso. Io ho fatto una ricarica della team, beh, un numero aziendale, poi vi dico il messaggio che mi è arrivato, però bisogna capire, insomma, questa nuova trovata della team. E cosa comporta, se siamo costretti a farlo oppure se c'è un metodo per evitarlo. Allora, io ieri ho ricaricato il cellulare aziendale, però era il giorno 25, quindi in teoria questo doveva partire da oggi, da almeno dalle notizie che ci sono online. Però, avendo ricaricato ieri, ho messo 10 euro su questa scheda della team, mi è arrivato un messaggio che vi leggo esattamente. Infatti, la data è il 25 maggio alle 15:26, quindi metà pomeriggio. Team, grazie per la ricarica, prego. Rispondi sì, hai subito 20 gigabyte per 2 giorni e puoi vincere ogni mese 10.000 premi tra ricariche e Samsung Galaxy S9 o tablet LTE con ricarica più a soli 2 euro. Info, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, qui il messaggio, ripeto, era di ieri, non è di oggi. Quindi, qua mi viene proposto di partecipare al concorso al costo di 2 euro. Quindi, ho fatto la ricarica di 10. Se volessi partecipare al concorso per vincere o delle ricariche tablet o cellulare della Samsung, dovrei inviare un messaggio, rispondere quindi sì, e mi costerebbe 2 euro. Questo è il messaggio che io ho arrivato per avere naturalmente 20 gigabyte per 2 giorni, e partecipare al concorso. Quindi danno 20 gigabyte 2 giorni, stop, basta, e poi partecipare a questo concorso. Allora, qui sembrerebbe, dal messaggio che mi è arrivato, che non sia obbligatorio. Adesso bisogna vedere, magari fatemi sapere voi se oggi qualcuno di voi ha fatto la ricarica con la team, e poi sono nei punti Sisal, insomma nelle ricevitorie. Non so se è lo stesso meccanismo capita con le ricariche, quelle online oppure tramite cellulare, sapete, no? Con Hype, con Satispay, insomma ci sono vari metodi per poter ricaricare il cellulare. Se vi dovesse arrivare magari qualche messaggio anche voi di questo discorso, fatemelo sapere, perché da quello che io leggo qui nel sito sembra che è come se fosse
obbligatorio. Insomma, io ricarico 10 euro. Allora, qui dice che le ricariche, si chiama ricarica più o plus, le ricariche da 5 euro avranno 4 euro di credito, però si usufruirà minuti e giga illimitati per 24 ore. Poi adesso non so, qui ripeto, dalle notizie che leggo qui online, poi le ricariche da 6 euro, perché ci sono anche le ricariche da 6 euro della TIM, non lo sapevo, con 5 euro di credito, quindi paghiamo 6, 5 euro di credito, però in questo modo si avranno 10 gigabyte per 24 ore, quella da 10 euro, quella che vi ho detto, quindi 10 euro, 9 euro di credito, minuti e giga illimitati. Io invece, ad esempio, non ho questa promozione, e come dice qui, io ho ricaricato 10 euro, avrei 9 euro di credito, minuti e giga illimitati per 24 ore. E naturalmente io l'ho fatto il giorno prima, forse mi è stato dato questa ricarica, non so, quest'altro meccanismo. Però io leggo questo, poi ci sarebbe questa ricarica da 17 euro con 15 euro di credito, e riceveremo 20 gigabyte per 48 ore, oppure la ricarica da 22 euro con 20 euro di credito, 20 gigabyte per 48 ore sempre. Questa promozione, però, tutto questo meccanismo, tutte queste ricariche con questo costo, ripeto, non so se siamo costretti a utilizzare queste, varranno fino al 30 dicembre di quest'anno. Molto probabilmente sì, perché ci sono, da quello che leggo, ci sono delle ricevitorie che non avranno più il meccanismo di ricarica da 10 euro, ma avranno la ricarica 10 più. Quindi quando voi fate la ricarica, in teoria, dove ricaricate? Quindi la persona che vi ricarica il cellulare tramite il terminale, penso così, vi deve anche avvisare di questa cosa, perché magari almeno sapete che il motivo perché avete pagato 1 o 2 euro in più, però partecipate anche a questa fattispecie di concorso per vincere ricariche, cellulari, tablet, eccetera, eccetera, eccetera. Insomma, cos'è? Diciamo, è un po' una novità, assomiglia un po' a quella della Vodafone, sinceramente, quella, vi ricordate, se non ricaricavate, se non si ricarica in tempo, verranno addebitati 1 euro, il costo di 1 euro, però potete usufruire per le 48 ore di telefonate, gigabyte, insomma, sì, sono sempre quei meccanismi per dire, sì, ti costa qualcosa, però in cambio noi ti diamo. E ti diamo anche qualcosa, anche se noi non l'abbiamo richiesto. Quindi qua il meccanismo, bisognerebbe capire se siamo obbligati a fare questa cosa qui, oppure possiamo, come ho ricevuto il messaggio qui, abbiamo la possibilità di scegliere. Io devo avere la possibilità di scegliere, e non mi devi obbligare a spendere 1 euro, 2 euro per darmi per 24 ore e giga illimitati o telefonate illimitate. A me, sinceramente, se non me ne frega niente, dovrei fare in questo modo, quindi avere la possibilità di scegliere. Lasciate nei commenti queste comunicazioni, queste notizie, se avete qualche cosa, se vi dovesse capitare in questi giorni di ricaricare con TIM, fatemi sapere cosa vi arriva, quindi che cosa, che offerta, se l'avete pagato, non l'avete pagato, il messaggio che vi è arrivato. Quindi lasciate nei commenti questa notizia, e poi magari così ne parleremo, vedremo un po' cosa tireremo fuori da tutte queste cavolate, vogliamo dire cavolate, che questi gestori ogni tanto tirano fuori per far sì di, insomma, cercare di colmare, chiudere un po' quei buchi, quelle perdite che hanno avuto con l'entrata di IDAD, che tra un po' gli faremo gli auguri che compie 1 anno. Bene, per il momento è tutto, direi. Io vi saluto, ci vediamo al prossimo video. Saluto sempre tutti i nuovi, vecchi iscritti, e il solito abbraccio a chi mi vuole bene. Ciao ciao da Teto!